Signor Ministro, ringraziandola per la sua volontà di dialogo col Parlamento, le illustro brevemente il quesito. Esso si situa nel contesto della riforma del credito cooperativo disposta col Decreto Legge 18 del 2016, la cosiddetta autoriforma del settore, sulla quale questa maggioranza è intervenuta a più riprese per correggere alcune potenziali criticità che la Lega aveva proposto di approfondire chiedendo una moratoria nel maggio 2018, una richiesta che andò inascoltata perché precedente alla formazione dell'attuale governo. Ci siamo quindi trovati ad operare su un processo ormai avviato che abbiamo cercato di accompagnare, pur con le nostre perplessità, per conformarci responsabilmente al principio della tutela del risparmio disposto dall'articolo 47 della Costituzione. Restano tuttavia aperti alcuni temi, fra cui quello del rispetto di un altro principio costituzionalmente garantito, la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, rispetto alla quale l'articolo 45 della Costituzione chiede al legislatore di disporre gli opportuni controlli. Nel caso dei gruppi bancari cooperativi, la radicale innovazione proposta dal Decreto Legge 18/2016, il controllo del carattere di mutualità si interseca poi col tema della tutela della concorrenza. Occorre cioè verificare che le agevolazioni fiscali di cui le banche aderenti godono, agevolazioni direttamente connesse al favor del legislatore per la funzione sociale della cooperazione, non si traducano direttamente o indirettamente in un vantaggio competitivo per società capogruppo che invece operino secondo una logica tradizionale di massimizzazione del profitto. L'intervento legislativo disposto con l'articolo 20-ter del decreto fiscale, decreto legge 119 del 2018, assegna al MISE il compito di definire le modalità di questa particolare vigilanza, specificandone l'ambito e i soggetti abilitati. Il relativo decreto ministeriale era atteso per il 31 marzo scorso. Le saremmo grati se volesse illustrarci gli orientamenti del Governo sui contenuti e sui tempi di questi provvedimenti di particolare rilevanza per un ordinato sviluppo del processo di riforma. Il ministro Fraccaro risponde all'interrogazione illustrata. Signor Presidente, signori senatori, rispondo al quesito posto dall'interrogante sulla base degli elementi forniti evidentemente dal Ministro Di Maio, impossibilitato a partecipare. Con l'atto in discussione si fa riferimento al decreto attuativo previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 220 del 2002 recante la vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo di gruppi bancari cooperativi, come novellato dall'articolo 20-ter del decreto legge 119 del 2018 richiamato dal senatore interrogante. Tale norma infatti prevede che le banche di credito cooperativo sono soggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui l'articolo 21,3 della legge 31 gennaio 92, del 92 numero 59 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici e il funzionamento degli organi sociali. A tal fine è previsto che con decreto da adottarsi entro 31 marzo 2019, termine non perentorio ma ordinatorio, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, adotti disposizione per l'attuazione della richiamata disposizione normativa definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale. Riguardo al quesito posto, il Ministro dello Sviluppo Economico sta ultimando la redazione dello schema di decreto in argomento, ai fini della sua trasmissione al MEF per il concerto, nonché alla Banca d'Italia per il parere. Pertanto informo che nei prossimi giorni il decreto sarà sottoposto alla firma del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al fine di completare la cornice regolamentare in materia per rendere maggiormente efficace il ruolo che il credito mutualistico svolge nel finanziamento delle economie locali. In generale le posso assicurare che questo Governo ha estrema sensibilità, sta mostrando un'estrema sensibilità sul caso del credito cooperativo e in particolare su questo atto, proprio perché venga garantita la natura mutualistica del credito cooperativo che era stata minacciata dalla precedente riforma. La ringrazio. Interviene in replica il senatore Bagnai. Signor Ministro, due sono i minuti accordatimi per replicarle e li utilizzo intanto per ringraziarla della sua relazione, della quale mi dichiaro soddisfatto. È sommamente importante che i cittadini comprendano che l'attività legislativa non si esaurisce nel momento dell'Aula. C'è una fase preparatoria e c'è una fase di attuazione e manutenzione della norma su cui lei ci ha compiutamente riferito.
Due sono anche le potenze manifatturiere europee, Italia e Germania, il che fa della Germania un nostro imprescindibile riferimento. Due sono anche le Germanie, c'è una Germania che vince perché sa fare squadra, sa fare sistema, ad esempio tutelando il suo credito territoriale, ad esempio coinvolgendo il Parlamento nel negoziato con l'Europa, e da questa Germania la maggioranza ha tratto e trarrà esempio e di ispirazione, come questo dialogo dimostra. Poi c'è una Germania che vince perché altera le regole a suo vantaggio. Due sono anche i miliardi di sconto sui requisiti patrimoniali che Deutsche Bank è appena riuscita a ottenere dal regolatore europeo, evitando un aumento di capitale. Due sono anche le anime della maggioranza, e questo per me è sempre stato e continua a essere un elemento di ricchezza. Una di queste anime, quella a cui ho avuto il privilegio e l'onore di portare un contributo di idee, ritiene che alla seconda Germania, quella sleale e arrogante, sarebbe opportuno, quando possibile, opporre un cortese ma fermo no. Non me ne vogliano i pedagogisti se invado il loro campo, ma da profano continuo a ritenere che ci siano occasioni in cui un no, ma anche nove no, possano avere un valore educativo e aiutare a crescere. Torno a ringraziarla per l'attenzione con cui sta seguendo questa importante riforma e le rinnovo, oltre alla mia personale gratitudine, la gratitudine e la disponibilità dell'organo parlamentare che mi onoro di presiedere, nel prevedere e attuare gli ulteriori correttivi che una riforma nata zoppa inevitabilmente renderà necessari. Senato.